Una Toscana sempre più moderna ed efficiente è l'obiettivo che si propone Autostrade per l'Italia col suo programma di sviluppo, come è emerso a Firenze dal seminario La Rete del Futuro, ASPI dialoga con il territorio. La Toscana è proprio uno dei territori maggiormente interessati, con un piano di investimenti di quasi 7 miliardi di euro, di cui 6,5 destinati alle nuove opere. La partenza del potenziamento della 11, quindi partendo dal nodo di Peretola fino a Pistoia, è un tratto fondamentale per il sistema toscano, per il sistema paese, e l'inizio dei lavori oltre all'82 della Firenze Sud Incisa, dell'Incisa Valdarno, che è un altro tratto importantissimo. Noi completeremo, in un momento di difficoltà per l'incremento dei prezzi, la rivisitazione dei quadri economici da sottoporre al Ministero, e siamo convinti, visto che abbiamo ottenuto l'approvazione del piano economico finanziario il 5 di maggio, di una celerissima approvazione da parte del Ministero per poter poi aprire queste importanti iniziative a partire dal settembre di quest'anno. Nel frattempo proseguono i cantieri per la riqualifica delle carreggiate della 1 tra Barberino e Firenze Nord dopo l'inaugurazione della galleria tre corsie più lunga d'Europa. La sinergia che consente con la Regione, un ente come ASPI che è ritornato attraverso Cassa Depositi e Prestiti a diventare a maggioranza pubblica, quindi a seguire le indirizzi del pubblico, è una sinergia essenziale per lo sviluppo infrastrutturale per la Toscana. Molto attesi gli interventi intorno al nodo di Firenze, ma anche l'aggiudicazione delle opere relative allo scudo verde. Molte cose, c'è tanto lavoro da fare, a questo punto il tavolo di oggi serve proprio a dare il via a questi interventi attesi da molti anni, che miglioreranno fortemente tutta la mobilità metropolitana, che interessa 1 milione, 1,5 milioni di persone.